Si è interessato dei fatti di Cutro in maniera attiva. Il tredicenne Giovanni Prestinice è stato nominato dal Capo dello Stato alfiere della Repubblica e a metà maggio, presso il Quirinale, riceverà il riconoscimento dalle mani del Capo dello Stato. Presso la sala consiliare del Comune di Crotone, il primo cittadino ha ricevuto il neoalfiere per rinnovargli i complimenti da parte di tutta la comunità cittadina. Ma sono felice del fatto che sono stato nominato alfiere della Repubblica e non me l'aspettavo, perché comunque quello che ho fatto è stato doveroso farlo. Perché hai scelto di seguire questa tematica? Diciamo che questa tematica è stata presa anche da quando ero piccolo, diciamo, perché mia mamma era un interlocutore tra le persone straniere che arrivavano in Italia e le forze dell'ordine anche. Quindi diciamo che c'è sempre stato questo approccio, la parola immigranti è sempre stata nel giornaliero, anche grazie a mia zia che è focal point proprio del gruppo di Save the Children a Crotone. E quindi diciamo che questa tematica è sempre stata nelle mie giornate, nella mia vita. Al tredicenne Giovanni Prestinice, una medaglia da parte del sindaco che rappresenta Croton. La indosserà davanti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Cosa ti ha lasciato la tragedia di Seccato di Cutro? Mi ha lasciato un grande vuoto, ma dal vuoto mi ha fatto capire molte cose. Mi ha fatto capire che sono veramente molto fortunato a vivere comunque in un paese libero, in un paese in cui c'è uno standard di vita abbastanza molto alto, diciamo. E sono felice, sono molto felice, sono veramente grato anche ai miei genitori che mi hanno trasmesso queste passioni. Ecco. A scuola cosa ti hanno detto di questo impegno sulla tematica dei migranti? A scuola è stato uno dei posti in cui ne abbiamo parlato di più, proprio di questa strage, perché ho dei professori, e ringrazio anche loro, che sono molto aperti mentalmente, quindi siamo riusciti a parlare molto liberamente e, diciamo, anche tra virgolette saltando molte ore, siamo riusciti a parlare di questo argomento. Se dovessi dire qualcosa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cosa gli diresti in confidenza? Gli direi di non smettere di continuare a calcolare tra virgolette i ragazzi della Calabria, ma di tutte quante quelle regioni come le mie, quindi in cui arrivano molte persone, molti immigrati, e in cui ci sono delle regioni più, diciamo, economicamente meno sviluppate di altre, quindi continuerei a fare quello che sta facendo, quindi nuove iniziative in queste regioni. E mentre ai tuoi coetanei cosa vuoi dire? Ai miei coetanei vorrei dire di continuare a fare quello che fanno, se lo fanno, e se non lo fanno di iniziare a farlo, perché è una cosa molto bella sia per loro che per gli altri. Come ti descriveresti? Io non mi descriverei in nessun modo, mi descriverei forse in un portavoce, perché la medaglia che sto per assumere, che assumerò tra qualche giorno, non è per me ma è per tutte quante quelle persone che hanno comunque aiutato le persone appena arrivate in Italia. Quindi questa medaglia non è solo per me ma è per tutti quanti, ecco. Giovanni è un piccolo cittadino attivo, infatti assessore alle politiche ambientali del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Era presente infatti nell'emiciclo Dalila Venneri, le assessore Filippo Linzi e Angela Maria De Renzo, la presidente della terza commissione consigliare Antonella Passalacqua. Da quanto va avanti l'impegno di suo figlio Giovanni? Allora, ufficialmente è iniziato più o meno due anni e mezzo fa, però l'impegno va avanti da tanti anni. È un impegno quotidiano, soprattutto perché all'interno della famiglia, diciamo, abbiamo sempre parlato del problema della migrazione, problema che poi non è un problema, e ha sempre sentito parlare, ecco, di inclusione, di fratellanza, soprattutto di non voltarsi dall'altra parte. Questo è quello che è qualcosa che ha sempre fatto e lo ha dimostrato soprattutto, ecco, negli ultimi 2-3 anni. Del suo futuro gliene parla mai suo figlio? No, non me ne parla mai, ancora vorrebbe fare tante cose, ecco, però se gli chiedo cosa vuoi fare da grande, non vuole continuare così, ecco. A lui piace molto confrontarsi con le persone, nel suo piccolo portare avanti le sue idee. Una caratteristica è quella di, no? Molto loquace, quindi parla e si interessa. Poi fa parte anche di questo consiglio comunale qua, lungo, no? Il nome, chiamiamolo così, dei bambini, ma non sono bambini, ragionano veramente come adulti, ma nel migliore dei modi. Guarda, veramente straordinario Giovanni.
Ma ce ne sono tanti altri, tutti. Io ho avuto modo di conoscere questi ragazzi, alcuni veramente fanno degli approfondimenti su delle tematiche anche sociali incredibili, guarda. E questa è la speranza del futuro della nostra città. Il fatto che il Presidente della Repubblica, di questo stiamo parlando, abbia scelto Giovanni come quale alfiere della Repubblica, è incredibilmente bello. E poi il giusto riconoscimento, e deve servire un po' per tutti gli altri ragazzi che devono dare qualcosa al resto della società. Ma viverle di persona, andare a visitare quelle bare, perché tantissimi bambini, tantissime scolaresche si sono messe in fila a dare un tributo a quei poveri bambini, 35 minori in quella notte hanno perso la vita. E, guardate, la città di Crotone ha dato un segnale e una risposta, io dico in tutto il mondo, una risposta di umanità, e questo non ce lo può togliere nessuno. E quell'umanità l'hanno evidenziata i tanti ragazzi che, accompagnati dalle loro maestre e dei loro insegnanti, si sono messi in fila nei giorni successivi. Quindi Giovanni rappresenta tutta la popolazione crotonese, rappresenta tutta la popolazione crotonese. Io sono convinto che il Presidente della Repubblica, individuando in Giovanni quello che ha fatto, ha voluto riconoscere in lui quello che ha fatto la città di Crotone, e questo ti fa ancora più onore, perché tu in questo istante rappresenti la città di Crotone e rappresenti quello che abbiamo fatto. Quindi veramente complimenti, Giovanni, sono veramente orgoglioso di te. Con un vuoto, cioè non sono stati assolutamente delle belle giornate, dei bei giorni, perché comunque sapere che una cosa, come diceva il sindaco, una cosa è vederla in televisione, che comunque avviene un naufragio, e comunque anche là ti tocca, ma una cosa è vederla in televisione, una cosa è subirla, tra virgolette, che succeda nella propria città, diciamo a pochi chilometri da casa. Quindi è stata una cosa che mi ha segnato, che però da un lato sono anche felice di aver vissuto, perché posso portare la mia esperienza personale alle persone che comunque della generazione di adesso, comunque spero anche nelle generazioni future, perché è una cosa che è successa adesso, ma che spero non succederà mai in futuro. Bravo, bravo. Parto dalla prima domanda, che è una curiosità. E al Presidente Mattarella dico solo di continuare a fare quello che sta facendo, quindi di non dimenticarsi delle regioni come la mia, come la nostra, cioè una regione in cui c'è un grande afflusso di immigrati, e comunque in cui ci sono tanti giovani che al confronto di altre regioni non hanno le stesse possibilità, secondo me. Quindi di continuare a fare ad avere delle iniziative, a fare comunque ancora partecipazione nelle nostre regioni per comunque anche invitare i giovani a fare una vita da cittadini. È la dedica che vogliamo dedicarti, oltre a tutte le persone. Silvia ha detto una cosa importante, tu rappresenti tutta la comunità cittadina. Sì, oltre a dedicarla a tutte quante le persone che sono qui presenti, la dedico ai ragazzi come me e soprattutto alle persone che in quei giorni sono stati in prima linea, diciamo. Quindi a tutti quanti, ai pescatori che hanno aiutato comunque, ai giornalisti che la notte si sono svegliati e sono andati a riportare queste informazioni in TV, alle persone che hanno aiutato, alle persone che hanno fatto il proprio dovere in un momento così difficile. Anche credevo esistesse l'alfiere della Repubblica, conoscevo solo il cavaliere, che era quello che si dà alle persone maggiorenni, e quindi quando è arrivata la notizia che non che ero stato preso, diciamo, come cavaliere, ma ero stato proposto, candidato, è stata una notizia bellissima, perché non credevo neanche di essere stato candidato, ecco. E poi quando è arrivata la notizia ufficiale che ero stato annunciato come alfiere della Repubblica, comunque
è stata una gioia immensa, sia per me che per le persone che comunque ci sono sempre state, come zia, come mamma, come papà, come comunque tutta quanta la famiglia, gli amici e soprattutto i professori che sono qua anche oggi. E quindi è stata veramente una gioia immensa. Complimenti.